E ritorniamo in diretta, do il benvenuto al nostro primo ospite, Timoteo. Buongiorno Timoteo Papapietro. Allora, con Timoteo ci siamo già conosciuti l'anno scorso, edizioni Magister direttamente da Matera, siete qua anche quest'anno a Torino al Salone del Libro e ci racconterai adesso di una novità che è uscita all'interno di una, della vostra collana, che è una collana che si intitola Teologicamente e che insomma ha a che fare col mondo della fede. Prima però, insomma, volevo far vedere il dono che ci ha portato Timoteo. Questa è un'ocarina, vediamo se riesco anche a suonarla. Vedete, questa è un'ocarina, ce l'ha portata direttamente da Matera, quindi grazie anche per questo dono che ci onora davvero. È un piacere. Specifico solo che è conosciuta come ocarina, sì? Come termine in Italia per la Toscana. In realtà da noi in Basilicata si chiama cucù. Proprio perché cucù. È bitono, quindi a cucù cambia il tono con... Questo è il bitono. Certo, okay. Certo, il bitono. Bene, bene. Ed è un po' di musica diversa in radio. È un po' un simbolo, diciamo, anche dell'artigianalità del vostro... Artigianato artistico, fatti manualmente, pezzo per pezzo e dipinto a mano. Quindi anche la scritta sotto Edizioni Magister, Matera. Quando l'ho commissionato non sapevo la data in cui dovevamo fare la presentazione, altrimenti ci può essere anche RBE con la data. Quindi proprio personalizzato. Sì, personalizzato. Al massimo. Allora, però, al di là, ecco, di questo graditissimo dono, caro Timoteo, tu sei venuto a presentarci questo libro, adesso lo faremo anche vedere ai nostri ascoltatori, il libro Antonio Brucioli, traduttore della Bibbia, inserito nella collana Teologicamente. Intanto, che cos'è questa collana? Come si inserisce nel percorso delle edizioni Magister? La sezione Teologicamente è diretta da un teologo che si chiama Daniele Giacoia, autore tra l'altro di due titoli nostri, Comparazione storiografica sulle origini cristiane e Oggi cristiani. Teologo che ha fatto un percorso di formazione sia di studi evangelici e sia dottorato di ricerca all'interno della Facoltà Cattolica San Nicola Patrizia di Bari. Pertanto è una collana che guarda in maniera approfondita l'aspetto teologico di ogni contenuto che viene pubblicato. Ovviamente il direttore, essendo evangelico, abbiamo un occhio particolare, anche io sono evangelico, abbiamo un occhio particolare in quello che sono i temi della fede che hanno contraddistinto anche nella storia, appunto, del movimento evangelico. Quindi, poi quest'anno è un anno particolare. 2024, 850 anni dall'inizio del movimento della Chiesa Valdese. 1174, e diventa davvero un anno veramente importante per capire da dove veniamo. Quindi questo è un teologicamente racconta sia contenuti di riflessioni bibliche e sia storiche. Quindi questa è la biografia, appunto, di Antonio Brucioli, che segue un'altra biografia nello stesso periodo del Cinquecento, che è quello di Fanino Fanini. Ci hai portato anche a vedere questo libro, sì, che è scritto da Emanuele Casalino, è un martire della fede nell'Italia del Cinquecento. Quindi Antonio Brucioli ha un percorso un po' diverso rispetto a Fanino Fanini, perché lo vedremo, appunto, durante la presentazione. Sono due persone che hanno un percorso differente. Uno come predicatore militante, Fanino Fanini, finisce in carcere, addirittura a Rogo viene ucciso per questa sua vocazione, questa fede, di non voler tra l'altro abiurare. Invece l'aspetto nuovo di Antonio Brucioli è soprattutto di interesse letterario, quindi sono due aspetti leggermente diversi, ma con contenuti che riguardano, certo, appunto il nostro mondo. E sono delle tappe, come dicevi tu, di questa lunghissima storia della Chiesa Valdese e poi, insomma, delle tante chiese protestanti evangeliche che sono presenti in Italia. Tra l'altro, a proposito di chiese protestanti evangeliche, la prefazione di questo volume, Antonio Brucioli, traduttore della Bibbia, un cristiano senza chiese, edizioni Magister, è di Daniele Garrone, attuale presidente dell'AFCEI, della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, quindi insomma rappresenta perfettamente questo inserimento. L'autore Sergio Paolo Ronchi. Sergio Paolo Ronchi è stato pastore valdese nella comunità di Milano, ha al suo attivo altri libri sulla storia della Riforma, da Zwingli a come la Riforma delle origini
ha influito poi successivamente in quelle che sono state i percorsi di fede degli evangelici in Italia. Quindi non è nuovo a temi di storia della Riforma protestante, e ha fissato il suo sguardo su quella che è stata, secondo lui, ma anche secondo Giorgio Spini, è stato che cosa ha determinato il cambio degli italiani in un percorso di fede, senza l'aspetto di un umanista, quale appunto era Antonio Brucioli, umanista fiorentino, che nasce in un ambiente molto attivo sia politicamente e sia nelle corti orticellari, dove parlavano di politica e parlavano di fede. E c'era questo vento che soffiava dell'umanesimo, Erasmo da Rotterdam fa di tutto quello che era letteratura, per lui era importante andare alle fonti. Quindi loro prendono questa parte, parlo di Antonio Brucioli in particolare, prende questa eredità che gli arriva appunto dall'umanesimo e vuole andare alle fonti della Bibbia. Poi lui era grande conoscitore anche dell'ebraico, del greco, dell'aramaico per quanto riguarda l'Antico Testamento, e quindi attraverso lo studio delle fonti inizia la traduzione della Bibbia. Consideriamo che in Italia Antonio Brucioli è il primo a tradurre la Bibbia in lingua toscana, in vernacolo, che poi diventa ovviamente la lingua italiana. Pertanto Antonio Brucioli ha addirittura nel 1532, quando viene pubblicata la prima Bibbia di Antonio Brucioli in Italia, guarda caso coincide con la Riforma protestante del 1532, nel 1532 i valdesi aderiscono alla Riforma protestante, quindi sì. È l'anno in cui i valdesi, come movimento che sappiamo vengono dal 1174, aderiscono nel 1532 appunto alla Riforma protestante. Brucioli pubblica la prima Bibbia e la pubblica con uno studio approfondito dalle fonti. Quindi la cosa interessante di Antonio Brucioli è che un altro sottotitolo dice un cristiano senza chiesa. Questo, perché di fatto fu scomunicato, fu ritenuto eretico. Esatto. Per la cosa originale di Antonio Brucioli, dell'inquisizione, del controllo un po' della libertà, della mancata libertà religiosa in Italia, ma non solo in Italia, è appunto che il Brucioli non ha mai aderito alla Riforma protestante, ma per il semplice motivo che lui ha osato, un atto sovversivo, ha osato andare alle fonti e pubblicare una Bibbia. Un libro, ma al pari, dicevo, l'aspetto dell'umanesimo in Brucioli è fondamentale per arrivare ai semplici, agli illetterati, dare certo a tutti la possibilità, ed è il cavallo di battaglia dei valdesi, arrivare a tutti, quindi un qualche cosa non solo per il clero, solo per i dotti, ma la fede. Sì, diciamo che lui non aderì alla Riforma, ma invece il pensiero era un pensiero del tutto riformato. Esatto, ecco, esatto. Allora, lui, tutti attribuiscono Brucioli alla Riforma protestante. I commenti che lui mette all'interno della Bibbia sono di Calvino, quindi lui studia, conosce benissimo Calvino, e quindi lui per tutti gli studiosi è un protestante. Però lui non ha mai ufficialmente voluto aderire. Proprio perché, come è un cavallo di battaglia che abbiamo noi laici, di essere liberi e di avere ognuno un percorso anche all'interno delle stesse, certo, confessioni religiose. Ma di avere comunque possibilità di esprimersi, esatto, nonostante gli stessi pensieri. Quindi io credo che lui sia stato all'avanguardia anche per quello, nel senso che non fare della propria vita necessariamente un qualche cosa di confessionale, perché appartengo a, anche perché la cultura è un qualche cosa che appartiene a tutti, certo, e questo è il tema più importante, che secondo me è lo strumento più bello, che poi tra l'altro ci troviamo al Salone del Libro, parliamo della Bibbia tradotta in italiano appunto da Brucioli come prima edizione, e diventa il libro più venduto nel mondo, il best seller in assoluto, quindi noi siamo al Salone del Libro, parliamo del libro più venduto, quindi giochiamo facile, anche se diceva appunto Daniele Garrone, fino a qualche anno fa addirittura nei centri commerciali si vedevano le pedane delle Bibbie che si vendevano a prezzi addirittura 1,99, quindi è davvero un libro, nell'ultimo periodo è calato tantissimo la vendita del libro della Bibbia, però parliamo in ogni caso di un libro straordinario che ha dettato, dal punto di vista, è stato un successo, un best seller, certo, anche se parliamo dal punto di vista proprio delle tirature, quindi un libro importantissimo. Certo. Tornando ad Antonio Brucioli, beh, insomma, per concludere la sua storia,
non ebbe una conclusione felice, non fu una chiusura felice, ecco, della sua vita, perché poi lui fu imprigionato, accusato appunto di eresia, fu imprigionato e morì nelle carceri di Venezia. Innanzitutto è stato esiliato da Firenze perché lui era repubblicano, quindi già un esilio politico, paga le idee politiche che aveva ed è stato esiliato. Poi in conseguenza della sua pervicacia a voler portare avanti questo studio biblico, viene anche con l'Inquisizione scomunica Antonio Brucioli. C'è un momento in cui lui è costretto ad abiurare, tant'è che ci sono state delle situazioni in cui non poteva più assolutamente vivere e aveva anche una necessità di sopravvivenza un po'. Pensiamo, se non avesse abiurato sarebbe stato ucciso La Controriforma in Italia purtroppo ha vinto, cioè in Italia sono dovuti andare tutti via, quindi il problema è un problema che hanno vissuto tutti. Certo che Brucioli, nonostante l'abiura, poi continua il suo lavoro. Dalle carceri, per motivi di salute, viene commutato, la detenzione carceraria viene commutata in arresti domiciliari e muore a casa dagli arresti domiciliari. Quindi una vita spesa per la cultura, perché poi Antonio Brucioli al suo attivo non ha solo la traduzione della Bibbia, nel testo mettiamo anche le altre opere che sono di natura filosofica a sua firma, che sono i dialoghi. Un'opera di filosofia straordinaria, ha delle connessioni anche con la realtà, anche se ci troviamo in situazioni, il tema del Salone quest'anno è la vita immaginaria, io ho pensato proprio a questo tema qua, cioè quanto la vita immaginaria può segnare la realtà del futuro. Io credo che Antonio Brucioli, con quell'atto sovversivo di pubblicare la Bibbia in volgare in italiano, ha segnato la realtà futura. Quindi la vita immaginaria, ha immaginato una cosa che non era neanche pensabile, anzi non si poteva neanche permettere. Era vietato di pensare. Sì. Ecco perché io credo che il tema di quest'anno del Salone sia molto forte, ci dà quella forza, soprattutto come operatori culturali, di osare, di andare oltre quelli che possono essere le realtà che ci circondano, che ahimè solo ieri leggevo di questa assurdità del governo, che stanno facendo un disegno di legge per non fare utilizzare più le strutture che sono ad associazioni che non hanno delle intese con lo Stato. Sì. Perché la destinazione d'uso è del circo culturale, non è per attività di culto, cioè è un modo subdolo per dire qua, se non siete dei nostri non potete avere quella libertà che tanto sta nata in Italia. Certo. Cioè, quindi io credo che davvero il Brucioli è importante studiare la storia dei nostri padri, perché hanno avuto quel coraggio che a noi oggi manca. Io accettiamo tutto in maniera supina, ma a volte non interessa a noi, anzi quando all'interno del movimento Valdesi hanno sempre una sensibilità maggiore per un vissuto forte, perché hanno già pagato sulla propria pelle alcune discriminazioni, quindi c'è questa apertura, questa inclusione. Invece in Italia si parla ancora di tolleranza, cioè noi dobbiamo fare quel passaggio che il Brucioli e persone di questo calibro, Fanini hanno fatto nel 1500. Personaggio peraltro poco conosciuto, Brucioli, cioè, almeno io nella mia ignoranza ammetto, non conoscevo, ho studiato un po' quando ho saputo di questo libro, però meno male insomma che è uscito un libro che gli rende anche onore, no? Rende anche onore alla sua vita. Tra l'altro, Timoteo, voi presenterete proprio questo libro all'interno del Salone del Libro. Sì, abbiamo in programma la presentazione con l'autore sabato 11 maggio, insieme alla pastora Bonafede, Maria Bonafede, e Paola Schellenbaum, sì, antropologa, che è grande conoscitrice della storia protestante. Bellissimo, e quindi abbiamo questo bel incontro sabato sera nella Sala Basilicata, abbiamo l'incontro e presentiamo questo lavoro, che in anteprima presentiamo qui a RBE, perché il primo giorno è bene aprirlo con le novità, è appunto una novità di maggio che pubblichiamo, una cosa che pubblichiamo proprio per questo salone, fatto anche per l'aspetto, ripeto, di dare ai padri, visto che siamo 850 anni dalla nascita del movimento valdese, dare appunto uno studio dei padri, però con un'accezione leggermente differente rispetto a quello che viene pubblicato, nel senso che questa particolarità di Antonio Brucioli e di Fanino Fanini è che si rivolgono addirittura agli illetterati, quindi non è un testo di
il suo modo di vivere, il suo modo di tradurre, la stessa cosa per Fanino Fanini, è la riforma pagata dagli ultimi, dal popolo. Quindi non il Lutero nel castello protetto dal principe, non la gente che aveva la politica che dava tra virgolette delle garanzie sul percorso da farsi, ma la gente che veramente per strada ha patito e ha lasciato anche la vita per le sue fede, certo, per la fede religiosa, ma anche per la fede politica. Gianluigi Pascale, nel percorso dell'Italia, come barba, dal Piemonte fino giù alle Calabrie, Guardia Piemontese, c'è il centro culturale di Gianluigi Pascale, sì. Lui girava con la Bibbia, la traduzione di Antonio Brucioli. Lui aveva questa Bibbia, viene riportato anche in un testo pubblicato da Feltrinelli, la Bibbia del Brucioli, che viene poi sostituita nell'inizio 1600 da quella di Diodati, lucchese, svizzero, ginevrino, con origini lucchesi. Quindi Diodati, con la pubblicazione di Diodati, poi le chiese riformate iniziano in Italia a utilizzare quella. Però il Brucioli è stata la base comune a tutte le Bibbie poi tradotte successivamente. Che storie incredibili, insomma, e poi che belli questi legami che uniscono appunto, vabbè, in questo caso la Basilicata col Piemonte, con la Calabria, molto bello ritessere e ritrovare, no, questi fili che tessono un'antica storia comune. Allora ricordo quindi l'appuntamento nella sala Basilicata, lo stand Basilicata che è qua al padiglione 3. Cioè, lo stand abbiamo una sala all'interno, e la sala e siete parecchi 3, sì, editori, sì, presenti, sì, sette, sì. Quindi anche Edizioni Magister è presente. Sabato alle ore 18 la presentazione di questo volume che abbiamo con gran piacere presentato insieme a Timoteo Papapietro. Grazie per essere stato con noi, buona lettura. Antonio Brucioli, traduttore della Bibbia, un cristiano senza chiesa. Grazie, buon lavoro per buon questi giorni al Salone.